Buonasera a tutti, questa sera presentiamo il volume sulla storia istituzionale della Confraternita della Beata Vergine del Rosario e di San Pietro Apostolo. Si tratta di un volume che si compone sostanzialmente di due parti, una parte storico-istituzionale, quindi una ricostruzione delle vicende storiche della confraternita stessa, e una seconda parte che è più tecnica e quindi riguarda sostanzialmente il lavoro di inventariazione e di conservazione poi dell'archivio della congrega stessa. Si è trattato di un lavoro particolarmente lungo perché ha coperto circa un anno e mezzo, e tuttavia particolarmente fruttuoso perché, come vedremo poi in seguito durante la presentazione del libro, ci sono particolari novità riguardo proprio la storia di questa istituzione, che sveleremo comunque più avanti, e probabilmente anche, ecco, dei nuovi tasselli che potrebbero contribuire ad una maggiore storia, ecco, locale del nostro paese. Grazie. Ecco, il volume che è stato realizzato da Maria Grazia Potenza è un volume particolarmente interessante, intanto perché viene a completare un insieme di ricerche che sono state fatte sulle varie confraternite di questa città, ma aggiunge anche un tassello interessante per la conoscenza di questo fenomeno delle confraternite all'interno della diocesi. Noi ne abbiamo ancora oggi 58 e sono in gran parte abbastanza fiorenti, costituiscono un fenomeno oggi, ma nel passato hanno avuto una incidenza anche sull'educazione cristiana, sulla creazione di una certa mentalità, sulle attività, come dire, sui servizi pastorali, servizi caritativi offerti al popolo, è molto importante. Quindi conoscerne la storia, l'evoluzione nel tempo, ci aiuta anche, come dire, a rigenerare le motivazioni, perché anche oggi noi possiamo realizzare una presenza ugualmente attiva e fattiva nel contesto sociale nel quale viviamo. Sono felicissimo stasera di poter partecipare a questa presentazione di questo lavoro che ha fatto Maria Grazia Potenza, e perché per la chiesa di San Pietro è una cosa molto importante, in quanto fino a 10 anni fa noi latitavamo nel nulla documentale. Il lavoro che ha fatto Francesco Potenza e poi Maria Grazia è stato importantissimo. Quando io ho fatto i restauri della chiesa, riuscire a trovare delle basi documentali valide era veramente difficile. E abbiamo incominciato in quell'epoca a porci dei problemi, e alcune di queste cose sono venute fuori proprio durante i restauri della chiesa. Ci siamo chiariti alcune situazioni, alcuni accrescimenti che la chiesa aveva avuto nell'epoca, e si è messo mano finalmente alla parte dell'archivio. E stasera, con la presentazione del libro di Maria Grazia, c'è una parte di storia e di cultura salentina che viene finalmente diffusa. Quello, come quello che presenteremo questa sera, è uno studio, a mio avviso, molto importante, nonostante si tratti di uno studio molto settoriale e molto ristretto, riguardante una confraternita piccola di un piccolo paese, ora città, nella provincia di Lecce. Questo per dire che la macrostoria è costituita da tante piccole microstorie che vanno a fondersi e a contribuire alla creazione di un'enciclopedia del sapere che abbraccia anche queste comunità di periferia, anche questi luoghi sconosciuti, anche queste realtà che apparentemente risultano poco importanti. Allora, a Maria Grazia Potenza va il merito di aver tirato fuori dagli archivi impolverati di questa confraternita un tesoro prezioso dal punto di vista documentario e archivistico, un tesoro prezioso che ci parla di vite umane, di uomini, di anime e di corpi, di gente che ci ha preceduto, che ha amato, che ha sperato, che ha lottato tanti secoli fa, di recente, nostri parenti, nostri amici, nostri conoscenti, che a loro modo hanno affrontato le difficoltà di una vita che sembra essere sempre difficile per tutti, in qualunque epoca ci si trovi a vivere. Allora,
La crisi che oggi sembra avvilupparci e sembra ridurci a tappeto, in realtà è la crisi che ha accompagnato ogni epoca storica. Sottrarre nomi, personaggi, protagonisti di varie epoche dall'oblio significa dare loro voce e renderli immortali. Significa che tra queste carte d'archivio impolverate ci sono uomini e donne che furono, e probabilmente se riusciremo a mantenere vivo un archivio della memoria, anche noi non cadremo nell'oblio e tra qualche secolo qualche ricercatore come Maria Grazia ha fatto oggi potrà tirar fuori i nostri nomi dalla banca del tempo, rispolverarli e farci in un certo modo rivivere. Grazie a Maria Grazia.